And your mama don't know. Don't say it again. Che ne pensi, Mati? È pronta? Sì. La mia serata consisterà in pizza. E Bridgerton! Prima volevo fare con voi un assaggio, perché ho provato a mettere nella pizza il vuna, che detto così pare brutto, però è il tonno, che non è tonno, vegano. E niente, voglio assaggiare. Cioè, l'ho già assaggiato in altre cose, ma non sulla pizza. E sono curiosa. Ho paura, però. Perché magari fa schifo, perché l'ho aggiunta ad una pizza a caso. Proviamo. Sono pronta a tutto. Cheers. Raga, è buono. È buono? Ci sta un botto. Sono un conto luce, ma non importa. Top. Ma non è una pizza. Entami! Gesù, che bello. Io uguale, come devo, come lei. No! Lei l'amo, grande. Ricorda solo di rimanere composta. Matti, dai. Io usavo un libido per fare il Matti, basta. Ma no, hanno rifatto le basette ad Anthony, non l'avevo notato. Ma perché c'hanno ste piume in testa? È tornata. Ho visto parti di Anthony Bridgerton che non... Perdonatemi, signore. Ho attivato il codice per la quadriglia. Ok. Anthony è sempre stato il mio personaggio preferito. Il fatto che ci sia un focus su di lui in questa stagione, sono felice. Che sarei guardata come una matura zitella, avendo compiuto quanti anni? 26, le direi. Cioè, in che senso? 26? Da dove cani? No! Mi sento vecchia. Non so perché, cioè io di solito le robe le guardo in lingua originale, però Bridgerton non ce la faccio perché non ho voglia di impegnarmi. Mi frega solo di sapere del dramma. Quindi, vabbè. Io sto amando, cioè, allora, primo ballo della seconda stagione e mi mettono Material Girls. Material Girl, non mi ricordo mai se è Girls o Girl, comunque. E poi è tipo dentro una specie di gazebo. Come si dice gazebo? Cioè non è proprio un gazebo. Comunque, è tutto molto bello. È pieno di fiori e c'è Material Girls. O Material Girl. Io amo questa serie. Dateci più, non lo so, drammi in costume. Che poi non è un dramma, però, in costume. Per favore. Salve, sono a casa dei miei e stamattina mi è arrivato una cosa per un provino, quindi tipo devo mandare un video ed è una delle cose che io detesto fare perché non sono brava a fare tipo gli autovideo e quindi... c'è del disagio, tra l'altro non ho portato niente con me, cioè non ho le mie solite luci, il cavalletto e tutto, e quindi tipo ho devastato il soggiorno. Gesù. Dovrei avercela fatta, ho tipo, non so, luce, vabbè. Ho tipo registrato per, probabilmente un'ora. Cioè solo per dire come mi chiamo, da dove vengo, che cosa ho studiato... Cioè, capito? Niente, in questi giorni sarò qua, in Sardegna. Sono molto contenta perché c'è bel tempo e posso andare al mare. Anche se non fa così caldo da, tipo, dire, ok, vado al mare e mi faccio il bagno. È una cosa che mi piace un sacco di quando torno, soprattutto, appunto, in queste belle giornate, è che il cielo è enorme.
Cioè, allora, se siete di Milano, comunque se vivete al nord, tipo una cosa che a me fa strano è che non vedi mai il cielo effettivamente. Qui ci sono un sacco di nuvole o comunque c'è tipo quella specie di patina di smog. Il cielo non è aperto, limpido, però è proprio bello perché c'è sto cielo enorme, quindi dici, oddio, è così grande, così, wow. Vabbè, ma io che parlo del cielo, ma vi sembra? E niente, no, però mi emoziona questa cosa, sono felice. E oggi, oltre a fare questa roba, quindi inviare questo autovideo, io lo chiamo autovideo, in realtà si dice self-tape, però autovideo mi fa più ridere. Comunque stavo guardando lì perché ho visto che c'erano delle farfalle. Cioè, capite che ci sono le farfalle, i fiori, il cielo grande, che gioia! Bello vivere in un posto dove esiste, non lo so, la natura. No, cos'è che stavo dicendo? Ah, no, ecco, appunto oggi devo mandare questo coso e poi devo ripassare una cosa perché questo weekend ho tipo una specie di spettacolo, cioè non è proprio uno spettacolo, però mi hanno chiesto di fare una lettura e quindi devo leggere ste robe. E poi voglio andare in giro, cioè voglio troppo andare al mare, raga. Troppo. Prima sistemare il bordello. Non ho voglia. In the back and the stole the keys. Ho questa canzone in testa tutto il giorno. Decisamente no. Non mi vedete la faccia, però vabbè. Mentre cucino, perché in realtà dovrò riscaldare cose. No, cioè, semplicemente vi volevo. Devo star così. Vi volevo aggiornare un pochino perché, boh, niente, sono un po' sparita. Poi anche, cioè, anche su Instagram, nonostante io sia abbastanza attiva, comunque non è che stia facendo chissà che, a parte le cagate su The Batman. A proposito, avete visto The Batman? L'avete amato come l'ho amato io? Fatemi sapere. Io sono ossessionata da sto film e sto sperando di poterlo vedere di nuovo. No, però ecco, cioè, in realtà sono successe cose nel frattempo, è tutto un po' così. Ero anche un po', cioè, in realtà titubante all'idea di parlarne online perché, cioè, l'avrete capito, sono comunque, cioè, nonostante io faccia video vlog e sia online, sono però una persona abbastanza riservata e quindi, cioè, non mi va molto di condividere le mie cose. Però, insomma, questa secondo me può essere una cosa utile per altre persone che si trovano nella mia stessa situazione. E quindi, insomma, ho deciso che vorrei condividerla un po' di più. Un po' strano parlare di sta roba seria mentre taglio dei pomodori, però eccoci qui. Negli anni tante volte mi avete chiesto tipo, oddio, ma cosa hai fatto sul petto? Oh mio Dio, ma cosa hai? Perché appunto ho una cicatrice sul petto e, cioè, non ne ho mai parlato su YouTube, ma perché semplicemente non so, ci sono quelli che la vivono male, ecco, io non l'ho mai vissuta male, però semplicemente non era una roba che dicevo, vabbè, ma cioè, perché dovrei parlarne? Ho deciso di parlarne perché appunto ho questa cicatrice perché sono stata operata al cuore da bambina e praticamente, oddio, cos'era, tipo novembre dell'anno scorso, mi è stato detto che dovrò rifare lo stesso intervento. E, cioè, ovviamente la cosa mi spaventa, cioè all'inizio non l'ho presa molto bene, però adesso sono più tranquilla, più che altro perché anche parlando con il medico di riferimento, insomma, mi ha spiegato bene il tutto. E siccome è un intervento che so che tante altre persone hanno fatto, tra l'altro era capitato anche che alcuni di voi, tipo vedendo le mie foto dove si vede la cicatrice, mi avessero scritto, ah, anche io ho la stessa cicatrice, e poi è venuto fuori che avevamo fatto appunto lo stesso intervento. E niente, cioè, so che può essere una cosa stra spaventosa, soprattutto se siete piccoli, giovani, non lo so, cioè è spaventosa a tutte le età in realtà, però soprattutto quando sei giovane, diciamo, sono quelle cose che dici cazzo. E niente, quindi la volevo un po' condividere con voi, più che altro appunto per,
in qualche modo confortare chi si trova nella stessa situazione o sta vivendo la stessa situazione e non sa bene come prenderla. Cioè, al momento io, sto bene. Non ho niente di particolare se non appunto, mi stanco facilmente, non posso fare sport. E mi rendo conto che rispetto ad anni fa comunque, mi affatico molto più facilmente. Cioè, banalmente facendo le scale faccio molto più fatica di quanto ne facessi, non lo so, 5 anni fa. E poi mi piacerebbe anche parlare un po' della questione tipo cicatrice, cose così. Un po' mi spaventa l'idea che adesso sarà di nuovo, cioè, perché mi hanno detto che faranno, per fare l'intervento taglieranno esattamente dove hanno tagliato l'altra volta e quindi avrò tipo una doppia cicatrice, non lo so, ho paura di come sarà. Però, cioè, come dire, non ho mai visto la mia cicatrice come una cosa brutta o di cui vergognarmi, se non appunto quando ero molto piccola e vorrei appunto condividere con voi anche questo aspetto qui e vedere un po' come la prenderò anche io una volta fatto. Perché non lo so, potrei prenderla male, non ne ho idea. Avevo sganciato questa cosa così, pen pen, e nulla, però cioè, come vedete non è che, cioè l'ho presa bene, sono più o meno tranquilla, poi so già che giorni prima, settimane prima mi cagherò addosso, avrò molta ansia, però è così, e nulla. Quindi non lo so, vivremo insieme questa avventura, fantastico.